Io sono Cesare, come diceva prima l'introduzione, sono il direttore tecnico della PimoRefNet, che è la struttura che si occupa della pubblicazione su web dei siti del gruppo Poligrafici. E probabilmente ci conoscete, qui a Bologna siamo il giornale principale della sede Carlino, ma il gruppo pubblica anche La Nazione, Il Giorno, e quindi i nostri numeri sono più o meno quelli: 2 milioni di persone leggono la versione cartacea quotidianamente, la maggior parte di loro al bar, e invece su internet abbiamo circa 10 milioni, diciamo, di uniques mensili e 60-70 milioni di pagine. Con questa presentazione vi vogliamo raccontare come abbiamo completamente reingegnerizzato la nostra architettura, diciamo. Il progetto è durato circa 6 mesi di implementazione e si è concluso, diciamo, andando online con la nuova infrastruttura a giugno-luglio l'anno scorso. La partenza, la vecchia architettura era questa: avevamo tutto in casa, praticamente in server farm interna presso qui in via Mattei, soprattutto. CMS web basato su Java, quindi Tomcat, con un cache server Varnish davanti, una somma di collegamenti con i sistemi legacy aziendali, ERP, sistemi di tracciamento per pagare i collaboratori che scrivono sul CMS, insomma una serie di link a livello di back-end, mentre per il front-end abbiamo 2 link 100 megabit con 2 fornitori, nel nostro caso la Telecom e Win, tanto per avere un minimo di ridondanza. Ovviamente questo però ci portava a diverse limitazioni. In primis sicuramente il lavoro che c'è per tenere dietro questa infrastruttura, e quindi backup, manutenzione, il ferro da sostituire, e poi soprattutto per un giornale il fatto che l'incapacità di sopportare picchi di carico, no? Quando c'è una notizia particolarmente importante il traffico può anche essere 5 volte quello base, e in quel caso banalmente la banda era saturata, dovevamo mettere delle versioni semplificate delle home page e quindi anche perdere opportunità e perdere traffico. La soluzione, diciamo, immediata, no, che tutti pensiamo, è spostiamoci in cloud. Però spostarsi in cloud totalmente per noi avrebbe significato dover appunto spostare anche tutte queste connessioni che vi dicevo prima, quei sistemi back-end aziendali, in cloud, e molte di queste non sono facilmente, sono sistemi che non sono facilmente esponibili, insomma, resi visibili verso il mondo esterno. Per cui abbiamo pensato a un approccio ibrido, quindi spostare il front-end in cloud e tenersi la parte di back-end in-house. Questo non è altro che, diciamo, la definizione di un CMS headless, no? Quindi un CMS privo della parte di presentazione, no? CMS tradizionale consiste di 3 moduli, macro moduli: la parte di creazione del contenuto, la parte di repository e poi la parte di web delivery. L'approccio headless invece, oppure disaccoppiato, di coupled, prevede che al posto della parte di web delivery ci sia una content API, che permette quindi di accedere ai contenuti tramite API e di avere quindi anche diversi sistemi di front-end, diversi canali sviluppati in tecnologie anche completamente diverse, che accedono allo stesso contenuto. Questo diventa dei vantaggi notevoli perché permette innanzitutto di lavorare sulla parte del front-end in maniera completamente indipendente rispetto al CMS, quindi ci può lavorare chiunque, anche team esterni. Banalmente adesso stiamo per rilasciare una nuova app che recupera i dati tramite, anzi abbiamo già rilasciato l'app quotidianamente nuova, usa la nostra API per accedere ai contenuti e non abbiamo dovuto fare niente se non spiegare e documentare le API. E quindi, diciamo, completa libertà nella scelta anche di tutte delle tecnologie da utilizzare per il templating e per il rendering di front-end. Prima invece eravamo vincolati proprio anche ai sistemi di templating del nostro CMS. Quindi quello era dove volevamo arrivarci, ma come? Cioè, come la parte di back-end, cioè la teniamo in casa, abbiamo detto, c'è già la content API del nostro CMS, quella c'è. Il front-end era tutto da realizzare, quindi abbiamo dovuto pensare a che architettura utilizzare per realizzare questo software, questa applicazione.
Sicuramente volevamo ragionare in un'architettura microservizi, no? Perché i vantaggi sono evidenti, invece che avere applicazioni monolitiche, poter spezzare ogni funzione, dedicare un servizio a ogni singola funzione, ha degli ovvi vantaggi in termini di semplicità di sviluppo, perché sono servizi più piccoli, quindi più facili da sviluppare, più veloci, più semplici da mantenere, da testare, e anche più sicuri, nel senso più resilienti, perché se fallisce una qualsiasi funzione all'interno di un monolite, ovviamente tutto il monolite è laggiù, mentre nel caso di microservizi può anche fallire uno di questi, per esempio il verde, ma avrà gli altri suoi cloni che continuano a fornire il servizio e l'applicativo continua a funzionare. Microservizi si sposano benissimo con i container, no? E quindi lì abbiamo fatto la scelta di utilizzare container Docker. Fatta questa scelta, bisogna poi decidere e capire come gestire tutto questo nuovo software che andavamo a sviluppare. Ovviamente, queste diciamo, immagino che siano cose abbastanza scontate per voi, no? L'idea era cercare visto che non abbiamo un vero team di operation, cioè di sistemisti interni, quindi trovare una soluzione che permettesse al nostro team piccolo, se ne siamo tutti qui tra l'altro, sono 5 persone, 6 persone coinvolte nella parte di sviluppo, di lavorare il più possibile sulla parte di sviluppo, avendo tutto quello che è il discorso sistemistico pronto, no? E quindi essenzialmente ci serve una soluzione PaaS, Platform as a Service. Platform as a Service ha però alcuni aspetti che potenzialmente sono problematici, no? Sicuramente il costo di base e poi anche il rischio di un vendor lock-in, perché se lavori all'interno di una piattaforma specifica, per esempio Heroku, se non sei attento, rischi che poi non sia così facile spostarsi da un'altra parte, no? Il giorno che dovessi per qualche motivo aver bisogno di farlo. E allora abbiamo trovato una soluzione di compromesso che ad oggi, di cui oggi siamo molto soddisfatti. È questa Convox, che è una startup americana, tra l'altro fondata dei fuoriusciti di Heroku, che quindi conoscevano molto bene come anche replicare e replicare quello che funziona bene e evitare quello che magari è più problematico. Essenzialmente è un open source che però fornisce anche supporto enterprise, ovviamente, che ti permette di ricreare il tuo PaaS dentro Amazon AWS, sfruttando, ove possibile, tutti i servizi forniti da Amazon, no? Astraendoli e rendendo molto più semplice la gestione della cosa. Questa quindi è la nostra nuova architettura, vista molto dall'alto. Poi Gabriele è qui apposta per poter entrare molto più nel dettaglio e rispondere a tutte le vostre domande. E essenzialmente questo blu è il rack, e quindi è dove girano effettivamente i container gestiti da Convox. E poi ci sono una serie di servizi a corollario forniti da Amazon, no? Come sapete, S3, CloudFront, CloudWatch, tutta la parte di monitoring. E l'Elastic Cache, che è un Redis nel nostro caso, che è un modulo essenziale per il funzionamento della nostra architettura, lo vedrete bene con Gabriele dopo. Con questa infrastruttura abbiamo avuto dei risultati decisamente buoni e comunque molto migliori della situazione precedente. Questo, vabbè, era un test da Pingdom del nostro sito. Anche a livello di SLA, di uptime, siamo su questa cifra. Questa era una presentazione che ho fatto a settembre, quindi arrivava solo fino a settembre, ma ho rifatto il grafico sugli ultimi 6 mesi, siamo a 99,95, che non è male. E anche a livello di connessioni, diciamo, contemporanee, questo era per esempio durante il terremoto che c'è stato ad agosto. Per darvi un'idea, normalmente siamo tra i 4 e i 5.000, no? Connessioni. Questo dato di utenti attivi sul sito è sui 5.000. Eravamo arrivati tranquillamente anche a 15.000 utenti senza accorgersene praticamente a livello di infrastruttura. Quindi sicuramente rispetto al passato è stato un grosso miglioramento. Anche 40.000 più di recente. 40.000 Sì. addirittura. Però lì, ad essere onesti, no? C'è anche il discorso AMP, Una probabilmente tiene parte contatto, no? probabilmente. Perché quindi Google AMP, come sapete, Google adesso il traffico mobile lo sta spingendo molto su AMP, e
quella parte di traffico in realtà è su cache Google, quindi non arriva sui nostri server. Quindi questi 40.000, non so, magari un 10.000 saranno stati ampi, insomma. A livello di costo, tanto per darvi un'idea, siamo sui $5.000 al mese, dove circa, adesso cos'è la parte, vabbè, la parte blu vedete sono le cellule, la parte di macchine, CloudFront è questa verde, e quindi abbiamo generato circa 12 tera di dati in questo mese, per i costi più che accettabili, insomma, per la nostra infrastruttura. Questa è la mia ultima slide, diciamo, poi parte Gabriele, quindi sicuramente i vantaggi che vediamo sono molto meno lavoro di manutenzione sistemistica della questione, la facilità di fare dei nuovi deploy, running deploy, perché con possibilità di fare rollback immediatamente, scalabilità virtualmente, diciamo, infinita, soprattutto anche la parte di avere questo disaccoppiamento del CMS ci ha molto liberato dai vincoli che avevamo prima sullo sviluppo della parte di front-end. E sull'API, l'API diventa sempre più un punto focale, diciamo, della nostra architettura. Per esempio adesso stiamo testando un approccio dove tutta la parte mobile, addirittura i nuovi siti, viene realizzata da un partner esterno, usando anche il discorso dell'API, cioè facilita molto la realizzazione di questi progetti. Cedo la parola a Gabriele. Io vi racconterò un po' quella che è stata la nostra esperienza di sviluppatori in questo passaggio. E il nostro background, diciamo, potremmo sintetizzarlo come sviluppatori Django, e ci occupavamo della parte operations tramite Fabric per i deploy. Più un'altra serie di cose, tanto PHP, prodotti legacy da mantenere, nostri di partner. Tendenzialmente il nostro lavoro era di occuparci di, diciamo, di siti paralleli al sito principale, quindi non direttamente dei contenuti editoriali, ma del sito degli annunci, del sito della guida TV, delle necrologie, che erano dei contenuti più letti, insomma, in un quotidiano. E, quindi passiamo da questo approccio canonico, classico, allo sviluppo web, a un approccio basato su microservices e su container, Docker in particolar modo. I vantaggi principali che abbiamo percepito sin da subito, poi andrò a parlare di quali sono i salti logici che abbiamo fatto, sono allora, innanzitutto Docker richiede di definire le dipendenze a un livello di sistema operativo, non solo a livello di pacchetto. Quindi non capita più di mettere in produzione un software e rendersi conto di essersi dimenticati la libreria per il processing delle immagini, che è a livello di sistema operativo e non di pacchetto del linguaggio. E, la possibilità di utilizzare nell'ambiente di sviluppo esattamente gli stessi software, le stesse risorse che si usano in produzione. Per cui una cosa che ci capitava tipicamente di usare un SQLite in sviluppo e avere MySQL in produzione, con Django è molto facile perché l'ORM astrae completamente e affidabile nel 99% dei casi, ci capita sempre di fare in qualche incompatibilità o insomma in delle performance molto più molto differenti. C'è anche capitato di fare un percorso inverso, cioè di dover mettere mano a un software molto vecchio e nel nostro ambiente di sviluppo magari non c'era più quella versione di sistema operativo o di database, ad esempio. Quindi ci siamo ritrovati a fare un Docker di un progetto che in realtà in produzione gira fuori Docker. E, insomma, è molto potente da questo punto di vista e dai risultati affidabili. I rollback sono come dire, una garanzia in caso di qualche errore che capita sempre. Ovviamente con Docker c'è un'immagine già compilata con sistema operativo installato, librerie installate, quindi si tratta semplicemente di tirar giù, o meglio, di tirare su le vecchie immagini e spegnere le vecchie immagini. Al contrario di quello che facevamo prima, cioè quando c'era un problema, ricompilare, rifare il build del progetto allo stato precedente. Molto più, molto, o meglio, scalabile in modo molto più semplice. Quando avevamo bisogno di più capacità computazionale prima, tiravamo su nuove macchine virtuali, facevamo il deploy su quelle macchine delle applicazioni, configuravamo gli Nginx che abbiamo di fronte per estendere il backend e quindi
passano dei minuti. Con Doc, con Convox in particolare ed AWS avviene tutto in modo molto più semplice, istantaneo e replicabile. Sempre grazie ai container abbiamo fatto deploy da Convox, su AWS tramite Convox, su Heroku, su Docker in locale, direttamente con Docker in locale, su Days, che è un altro sistema PaaS che abbiamo utilizzato, che abbiamo testato per un breve periodo, sia su Amazon che su VMware nella nostra farm locale, e non abbiamo mai avuto problemi, non abbiamo mai dovuto sviluppare del codice ad hoc, diciamo, se non il provisioning. E un grande vantaggio che abbiamo trovato nello sviluppo da un approccio microservices è di avere tutte componenti molto modulari, per cui possiamo sviluppare utilizzando le API di test o di produzione o di sviluppo, quindi tirando su dei container sulla macchina di sviluppo per vedere codice immediatamente, utilizzare sull'ambiente di stage e farlo mandare sul CMS di produzione per verificare, diciamo, per avere una sicurezza maggiore, e il tutto funziona in modo senza alcun problema, quindi possiamo anche fare un mix di ambienti di sviluppo, test e produzione. La nostra applicazione web standard ha un CMS che comprende database, codice Python nel nostro caso, e un motore di templating. Questa cosa, portandola nel sistema editoriale vero e proprio, quindi andando a sostituire la componente, diciamo, di templating del CMS con una nostra componente, ci ha posto delle sfide un po' più articolate. Il CMS per fortuna aveva già un API, però molto spesso per ricomporre una pagina intera bisognava chiamare diverse endpoint dell'API. Abbiamo un aggregatore in cui inseriamo anche contenuti di partner editoriali che devono essere mostrati sul sito, ma non sono nel CMS. Mostriamo dati sugli articoli più letti che vengono dal software dei servizi di analytics, piuttosto che il blogger che ha un feed, e anche quello deve essere mostrato sulla home page del sito, ad esempio. Quello che noi volevamo è prendere tutto questo e inserirlo nel nostro componente di templating. I problemi sono, primo, di normalizzazione, perché i dati possono essere in una serie di formati diversi, e il titolo dell'articolo si può chiamare titolo in un servizio, titolo in un altro. Problema di concorrenza, perché per renderizzare un page ci possono essere anche un centinaio di chiamate da eseguire, quindi chiaramente eseguirle sequenzialmente significa non finire mai, e uno di quei servizi al momento della renderizzazione potrebbe non essere disponibile, però noi vogliamo renderizzare l'home page anche se non ci sono i più letti, ovviamente vogliamo servire il contenuto principale, se per alcuni minuti non c'è un contenuto accessorio non è importante. Per la questione della normalizzazione abbiamo introdotto un API REST che sostanzialmente ha un endpoint per ognuna delle risorse di backend. Quindi il motore di templating non chiama più direttamente i servizi di backend, ma chiama soltanto le API. Questo qui è un salto logico, diciamo, qua ancora non abbiamo ancora cominciato a sviluppare. Quindi si occupa, come dicevo, di normalizzare i nomi dei campi, se un endpoint prende dei parametri, normalizzare i nomi dei parametri, i valori che prende, normalizza il formato delle date, eccetera. E questa cosa, ad esempio, ci ha consentito di dare la specifica delle API al fornitore esterno che si occupa di fare l'app web, che è l'app mobile, che fa un crawling dei nostri contenuti senza dovergli spiegare che prendendo i dati dal CMS c'è un determinato formato, prendendo i dati dal content aggregator ce n'è un altro. Tra parentesi, noi abbiamo cambiato, dopo un paio di mesi di essere andati in produzione con questa architettura, abbiamo cambiato il software di content aggregation senza avere un minuto di downtime, e quindi senza cambiare le API, perché tutto il lavoro di collegamento avveniva a questo livello, e qua dietro non è dovuto cambiare assolutamente nulla. La sfida successiva è l'esecuzione contemporanea di queste chiamate. Abbiamo introdotto un ulteriore livello di API che sostanzialmente
ci consente per ogni richiesta web che arriva al motore di templating di eseguire una sola chiamata al layer di API che fa la composizione di tutti i contenuti. E quindi questo stato si occupa di fare tutte quante le chiamate necessarie con tutta la concorrenza che siamo riusciti a metterci dentro a gli endpoint REST e solamente gli endpoint REST, quindi non c'è nessuna chiamata che esce fuori, perché qua poi noi riusciamo a gestire tutte quante le connessioni e eventuali fallimenti dei sistemi di backend che ci sono dietro. E se vogliamo fare un paragone architetturale con un approccio model to controller, l'API REST rappresenta il nostro modello, le composing API è il nostro controller e templating service è il nostro stato di presentazione. E quindi ci ha consentito di avere i template per il sito desktop, per il sito mobile, per il RSS feed o per il sito AMP, che sono tutti template diversi, utilizzando solamente questo endpoint senza modifiche. Quello che viene fuori praticamente dalle composing API, tutto diciamo il complesso delle nostre API, noi l'abbiamo chiamato Content Collector, è un grande JSON che ha tutte quante le informazioni di base per renderizzare la pagina, quindi ad esempio le notizie di apertura sono in un blocco di questo JSON e il motore di templating sa che in apertura trova le notizie e le informazioni da mostrare lassù in cima alla pagina. A posteriori abbiamo anche guardato, dopo aver sviluppato, abbiamo anche guardato un po' in giro quello che chi ha fatto cose simili. Direi che API Orchestration è insomma un nome che va abbastanza per la maggiore per questo tipo di approccio. Netflix e Etsy hanno fatto qualcosa di abbastanza simile a quello che abbiamo fatto noi, costruire un meta endpoint, diciamo, specifico per un particolare device. Quindi loro chiaramente lo usano uno per l'app Android, uno per l'app iOS, noi potremmo avere uno per il desktop, uno per l'app mobile, però diciamo avere un endpoint ulteriore che aggrega tutti quanti i contenuti necessari per la renderizzazione in un particolare contesto. E c'è un'alternativa di Facebook che ha un approccio leggermente diverso, cioè di avere un linguaggio di querying che consente nella query stessa di specificare quali sono tutti quanti i contenuti da scaricare. Questa è una cosa che probabilmente se l'avessimo conosciuta all'epoca avremmo indagato, ma insomma potrebbe essere un ulteriore passo avanti in questo campo. E banalmente gestiamo la concorrenza in questo modo: abbiamo utilizzato Python, che insomma è il nostro linguaggio, di utilizzo principale. Solitamente usiamo Python 2, abbiamo usato Python 3 per Async.io, che è insomma una libreria asincrona che è insomma abbastanza potente, ci siamo trovati bene. E nostra strategia è molto banale: per ogni pagina carichiamo il contenuto principale, dopodiché in modo concorrente carichiamo tutti quanti i riferimenti richiamati da quel contenuto e poi facciamo un ulteriore livello di risoluzione, quindi dei riferimenti del contenuto principale. Quindi abbiamo ridotto a 3 step sequenziali, ma qua ci possono essere nel complesso centinaia di chiamate all'API REST. Forse si può fare di meglio, però nel nostro caso funziona ed è abbastanza affidabile e semplice da implementare e gestire. Per quanto riguarda la fault tolerance, il primo problema principale è che uno dei sistemi di backend può non essere disponibile e quindi non vogliamo che il sito né si rallenti né di errori in questi casi. Considerate tra l'altro che, come spiegava Cesare, il nostro CMS è una farm qua, tutto quanto il resto dell'API del motore di templating è in Irlanda, per cui non è un database su cui si può insomma far conto che sia sempre lì quando c'è da servire la pagina, quindi può esserci anche un network failure di mezzo. E, il modo in cui abbiamo risolto questo problema è di avere un sistema di cache ovviamente, ma con un meccanismo di update asincrono. La prima richiesta è la richiesta di un contenuto che non è in cache, rimane bloccata finché il contenuto non ritorna. Se arriva una richiesta concorrente, viene bloccata, nel senso che non esegue un'ulteriore richiesta al sistema di backend, ma attende che finisca la prima, e quindi il contenuto viene restituito a entrambi.
Poi per tutto il periodo del time to need del contenuto, ovviamente i contenuti sono serviti dalla cache per evitare che allo scadere del TTL, ad esempio dell'home page, partano una serie di chiamate e un periodo di attesa di nuovo. Abbiamo aggiunto un grace period, quindi il contenuto rimane in cache anche se scaduto. Per tutto questo grace period i contenuti vengono serviti dalla cache, ma alla prima richiesta parte un worker in background che aggiorna la cache. Quindi se c'è un timeout qua o un errore, viene rifatta la richiesta immediatamente fino a che la richiesta finalmente non va a buon fine e si ritorna in una condizione di cache normale, quindi si ritorna in periodo di time to live. Questo è il componente più complesso, che ci saranno 100 righe di codice, ma è assolutamente il componente più complesso di tutto quanto il sistema. E un altro problema può essere che manchi parte delle informazioni necessarie a renderizzare la pagina. E per diversi motivi, ad esempio uno dei backend non ha risposto, non c'è il contenuto per renderizzare, da renderizzare, oppure perché il backend chiamato è in una versione non allineata con quella del chiamante. E questo è abbastanza tipico. Comunque ci sono quattro layer, diciamo, quello del templating, i due livelli di API e il backend. Quindi e diversi backend, poi, per cui può capitare che aggiornandone uno, gli altri non si può garantire che senza downtime che siano allineati allo stesso momento. O ancora, ancora più critico, si fa l'aggiornamento anche nell'ordine giusto, tipicamente si parte dal backend, poi si aggiorna l'API col templating, ma c'è bisogno di fare il rollback di uno di questi sistemi. Quindi noi abbiamo sempre cura nello sviluppo che ogni componente sia innanzitutto possa accettare che alcune parti, alcuni dati siano mancanti e quindi devi gestire questa eventualità non dando errore, non mostrando eventualmente delle informazioni se non sono necessarie. E poi deve essere compatibile rispetto a diversi formati di dati e quindi deve fare un check sui dati che arrivano e poterli gestire sempre. Per fallimenti dei container di per sé non ho molto altro da aggiungere al fatto che su AWS, in particolare sulle macchine EC2 per container service con Convox, è tutto molto gestito, il sistema è molto affidabile. Abbiamo avuto un caso quando c'è stato alcuni mesi fa, quando c'è stato l'attacco di DNS, in cui Amazon ha avuto un piccolo problema sui suoi DNS, probabilmente come corollario. C'è stato un momento in cui tutte le istanze, abbiamo 8 istanze, sono andate tutte contemporaneamente e Pingdom ha registrato 2 minuti di downtime. Quindi in 8 minuti la tirate giù, ritirate su, rifate il deploy dei container e è tornato ad andare. Questo qui probabilmente è uno dei casi più tipici. Per il resto le istanze muoiono e vengono ritirate su per fallimenti di cui non sappiamo neanche niente, senza che non ce ne accorgiamo nel modo più assoluto. Quindi insomma, abbiamo abbastanza fiducia in questo sistema. Ovviamente Convox fa il deploy delle istanze su diverse availability zone e quindi se ne può staccare una e l'applicazione continuerebbe a funzionare tranquillamente. Per riassumere tutto quanto, qua probabilmente non si vede bene, ma ci sono tutti quanti i componenti che abbiamo descritto. Abbiamo CloudFront di fronte ai contenuti statici, ovviamente, che serve contenuti da un servizio di scaling delle immagini, che non vi ho citato, ma insomma un banale servizio che ridimensiona le immagini. Abbiamo Nginx di fronte a tutto, che applica una brevissima cache di 5 secondi, credo, che consente di affrontare i picchi più intensi, quindi insomma è una garanzia abbastanza solida. Templating Engine, che chiama le API del Content Collector, i servizi di background che aggiornano i contenuti e ovviamente la cache, usiamo la cache di Redis, di Elasticache di Amazon, tutti quanti servizi Amazon, e i contenuti vengono ripresi dai backend che sono anch'essi su internet, quindi al di fuori di questo ambiente su Amazon.
quello che ci manca probabilmente per avere il badge del perfetto DevOps è l'uso di un approccio alla continuous integration un po' più come dire, un po' più canonico rispetto al manualmente fare la branch, il merge sul master e lanciare il deploy, che come dire, di per sé può essere un'operazione abbastanza semplice, però comunque time consuming e snervante a volte. E quello che ci manca è ovviamente serve un insieme di test automatici che partono prima del deploy. Questa per noi è una cosa abbastanza critica, perché abbiamo in parte, cioè le cose che vorremmo testare sono in parte riguardano il front-end, il CSS, quindi è difficile automatizzare un test su come fare una pagina, perché bisogna che una persona la guardi e controlli che gli allineamenti siano perfetti. In parte dobbiamo testare o casi di corse critiche, insomma che non è semplicissimo da concettualizzare, o di carico estremo. E anche questo in un test automatico, o perlomeno non abbiamo ancora trovato una via, però sarebbe la parte che ci manca per avere una strategia di testing. L'altro aspetto è come usare Git, diciamo, come usare il version control. Tendenzialmente noi a fronte di una feature che ci viene richiesto di sviluppare sappiamo che come dire, non è Cesare che ce la chiede, ma ci può essere la redazione, quindi i giornalisti, la concessionaria pubblicitaria, l'editore, può venire da diverse fonti la sorgente, e ovviamente chi richiede la feature la vuole verificare. Quindi tipicamente noi facciamo una branch, sviluppiamo un paio di settimane, poi mettiamo un ambiente di test, un paio di settimane arrivano le osservazioni e nel frattempo vive separata dal resto del codice di sviluppo principale della branch master. Poi si va a fare il merge, può essere un po' faticoso, ci possono essere conflitti, però questo non è compatibile con la continuous integration. In teoria bisognerebbe sviluppare su master, anche il codice e funzionalità non complete dovrebbero essere su master, semplicemente non attive finché non si decide di attivarlo. E quindi insieme a una suite di test automatica si sa che si dovrebbe sapere che le feature che si vanno sviluppando nel momento in cui poi si passano in produzione sono già certificate, diciamo, che funzionano. Quindi probabilmente questo qui è ciò su cui ci concentreremo, diciamo, al di là degli sviluppi che non mancano mai per migliorare il nostro ambiente di sviluppo e l'affidabilità dei nostri sistemi. Io ho finito, oltre che domande anche suggerimenti, perché per noi è un imparare strada facendo, quindi a voi la parola. Grazie.